Presento Chiara Pasetti, che è filosofa e specialista di letteratura francese dell'Ottocento, collaboratrice del domenicale del Sole 24 Ore, che terrà una relazione dal titolo Mare Becca aveva le ali, come può una bambina non vista imparare a vivere accanto a se stessa e al mondo. La relazione prevede la lettura di brani tratti dalla vita accanto di Maria Pia Della Diano, a cura di Silvia Lorenzo. La solitudine. Bisogna essere molto forti per amare la solitudine. Bisogna avere buone gambe e una resistenza fuori dal comune. Non si deve rischiare raffreddore, influenza o mal di gola. Non si devono temere rapinatori o assassini. Se tocca camminare per tutto il giorno o magari per tutta la sera, bisogna saperlo fare senza accorgersene. Da sedersi non c'è, specie d'inverno. Col vento che tira sull'erba bagnata e coi pietroni tra l'immondizia, umidi e fangosi, non c'è proprio nessun conforto, su ciò non c'è dubbio. Oltre a quello di avere davanti tutto un giorno e una notte, senza doveri o limiti di qualsiasi genere. Le parole di Pierpaolo Pasolini lette da Silvia Lorenzo, che ringrazio di essere qui con me oggi per dare voce alle figure di cui parleremo, ci introducono nel tema scelto per quest'anno, Solitudini, le malattie dell'anima. Ho pensato a lungo a come strutturare la mia lezione di oggi perché l'argomento non soltanto apre, come abbiamo del resto sentito, durante tutta la giornata, a mille riflessioni e spunti, ma anche perché è un po' il cuore delle mie ricerche sugli autori, soprattutto francesi dell'Ottocento. Un po' per indole, un po' per passione, per studio, mi sono spesso occupata di solitudini e per 2 anni ai convegni del dottor Nanno vi ho parlato del mio autore, Gustave Flaubert, e dunque anche quest'anno pensavo di aprire un'altra finestra su di lui e sui suoi tanti personaggi che in modo diverso hanno condotto delle esistenze cariche di solitudini. Uno per tutti tra quelli femminili, Madame Bovary, protagonista del capolavoro omonimo del 1857. Emma non era felice, non lo era mai stata. Da dove veniva quell'inadeguatezza della vita? Quel rapido corrompersi di ogni cosa a cui lei s'appoggiava? Se c'era chissà dove un essere forte, bello, un temperamento ricco, pieno di slancio, insieme di raffinatezza, un cuore di poeta in sembianze d'angelo, perché mai lei non doveva trovarlo. Che sogno vano! Niente. Del resto, valeva lo sforzo di una ricerca, tutto era menzogna. Ogni sorriso nascondeva uno sbadiglio annoiato, ogni gioia una maledizione, ogni piacere il disgusto, i baci più appassionati non lasciavano sulle labbra se non l'impossibile desiderio di una voluttà più grande. Icona di un'anima che vive di sogni e fantasticherie, Emma non potrà mai realizzarle e si trova a essere sempre più sola, con un marito che non ne comprende le angosce e il bisogno d'amore, e amanti aridi e assolutamente inadatti a colmarne i troppi vuoti. Intorno a una comunità borghese, provinciale, pronta solo a giudicare e in cui una creatura come Emma non può che soccombere. Prima nell'isolamento, nutrito soltanto dalla propria fantasticheria, e dalla propria fantasia che sfiora talvolta la sfera allucinatoria, successivamente in una morte, prima metaforica e successivamente vera e propria volontaria. Fra i personaggi maschili creati dalla penna di Gustave Flaubert, avrei scelto senz'altro Sant'Antonio, protagonista del romanzo La Tentazione di Sant'Antonio, qui vedete un celebre quadro di Dalí intitolato proprio La Tentazione di Sant'Antonio, che è un testo interamente costruito sull'asse desiderio, tentazione, visione e allucinazione. Il santo eremita vissuto nel deserto della Tebaide fra il III e il IV secolo d.C., chiuso nella sua capanna in totale solitudine, sperimenta tutte le più colorate e conturbanti visioni e tentazioni, generate e alimentate proprio dal cerchio solipsistico in cui si trova volontariamente prigioniero. È emblematica la frase che gli rivolge Ilarione, simbolo della scienza, ipocrita colui che si immerge nella propria solitudine per meglio darsi all'eccesso delle proprie bramosie.
Sant'Antonio è un perfetto alter ego di Flaubert, le cui lettere sono disseminate di metafore che associano la condizione dell'artista, dello scrittore, alla figura del monaco, dell'eremita, della scelta. Del resto, da molti critici, Flaubert viene definito l'eremita di Croisset. Quest'anno, però, ho pensato di non indirizzarmi, come sempre, solo sul mio autore, bensì di costruire una sorta di percorso all'interno di diverse solitudini, per approdare poi al personaggio di Rebecca, protagonista della Vita accanto, romanzo del 2010 di Maria Pia Velariano. Negli ultimi tempi i miei studi si stanno aprendo a molte figure femminili, accomunate dalla solitudine, ma anche dalla passione, dal talento, dal coraggio. Mi sento particolarmente vicina a donne sia del passato che del presente che hanno sì condotto esistenze marcate fortemente dalla solitudine e dalla difficoltà di vivere, che nei secoli scorsi era ancora maggiore di oggi perché il mondo soprattutto culturale e artistico era quasi esclusivamente maschile e le donne avevano ben poco spazio e libertà di azione e di espressione, ma che sono riuscite nonostante questo a non soccombere. Sono riuscita a trovare un proprio posto nel mondo, a farsi vedere, a farsi ascoltare, a dare voce a un'interiorità che aveva tutti i requisiti per restare inascoltata o celata. Emma Bovary, che come noto ha scelto di concludere la propria vita con la morte volontaria, non ha potuto imparare a vivere accanto, parafrasando il titolo del romanzo di cui parleremo, né a se stessa né alle persone che le erano vicine. E così anche Antonia Pozzi, poetessa vissuta nel primo trentennio del Novecento, amica, compagna e allieva dei più grandi filosofi intellettuali del secolo scorso, in particolare di quelli appartenenti alla Scuola di Milano, qui la vedete in una foto che la ritrae con i compagni e con il professor Antonio Banfi. Di Antonia Pozzi mi sono occupata a lungo ultimamente anche perché, come me, aveva una grande passione per Gustave Flaubert, di cui è stata, nonostante la sua giovane età, una delle critiche italiane più raffinate. E Antonia Pozzi ha scritto poesie struggenti e bellissime, che potrebbero tutte essere lette all'interno di un simposio sulla solitudine, e infatti alcune sono proprio state scelte dal dottor Nano e da Silvia Lorenzo per la lettura di sabato 22 novembre, perché risuonano di una solitudine profonda, di straziata malinconia e di un'incapacità dovuta alla sua indole libera e contraria alle costrizioni e alle imposizioni di vivere la vita borghese e normale che tutti si aspettavano da lei. Mi dispiace dover, ecco, un po' liquidare brevemente la figura di Antonia Pozzi, ma per mancanza di tempo oggi, ecco, non mi è permesso dirvi altro di lei e comunque mi ascolterete le parole attraverso le sue poesie. Antonia è morta a soli 26 anni, nel 1938, ingerendo barbiturici e sdraiandosi nel prato dell'abbazia di Chiaravalle nel cuore di una notte gelata. Su Antonia Pozzi, sulla sua vita e sulla sua poesia, e in particolare proprio sulla sua solitudine, hanno scritto pagine bellissime, tra gli altri, sia il professor Borgna in molti dei suoi libri, sia recentemente il dottor Mauro Manica, che si interroga sul dolore e la ferita di una vita negata, o meglio, sempre e solo sognata, come recita il titolo di una raccolta di poesie di Antonia, La vita sognata, appunto. Queste due figure femminili, in diverso modo, sono malate di bovarismo, un bovarismo ideologico, patologia così mirabilmente analizzata e colta con finissimo intuito psicologico dal filosofo Jules de Gautier, che consiste nell'impossibilità di colmare lo scarto tra il sogno e la realtà, tra il puro desiderio e la vita concreta, tra il conscio finito e l'inconscio infinito. Entrambe non hanno saputo tollerare l'esistenza di questo scarto, di questa mancanza a essere, cito le parole di Mauro Manica, e ne sono rimaste fatalmente vittime. Due parole ancora per introdurre la figura di Rebecca su un'altra donna che mi ha molto affascinato e di cui mi sono occupata negli ultimi anni e che in un certo senso costituisce uno spartiacque tra le donne che ho nominato finora, Emma Bovary e Antonia Pozzi, una di finzione e l'altra realmente vissuta, e la donna di cui parleremo tra poco, cioè Rebecca. Questa donna è Camille Claudel. Nata nel 1864 e morta nel 1943, qui la vedete in una celebre foto del 1884 che la ritrae ventenne. Ve ne parlo anche perché sapete che è in programma una serata teatrale dedicata a lei e vorrei, ecco, aiutare coloro che ancora non sanno nulla di lei a capire qualcosa della sua personalità e a dare anche ragione della scelta teatrale. Io ho scoperto Camille 2 anni fa vedendo una mostra di sue sculture ad Avignone, nell'ospedale psichiatrico dove ha vissuto gli ultimi 30 anni della sua vita e dove è morta. La sua arte, la sua sfortunata e singolare vicenda mi hanno colpito a tal punto da decidere di scrivere questo testo teatrale che sarà rappresentato al Brera sabato prossimo.
Questo lavoro è nato lo scorso anno come una lettura teatrale, tratta dalle lettere di Camille, alla madre, a Rodin, al fratello, agli amici, e nel corso dei mesi è diventato uno spettacolo più strutturato. È già andato in scena a Novara in due occasioni, ma in una prima versione, ossia solo sotto forma di lettura scenica, mentre la versione che debutta al Brera è appunto quella definitiva, e ne approfitto per nominare il regista, che è Angelo Donato Colombo, che per esigenze di stampa non ha potuto trovare spazio nella nostra locandina. Nel ruolo di Camille Claudel, sia nella versione precedente sia in questa nuova, c'è Silvia Lorenzo, e devo dire che senza di lei probabilmente il lavoro sarebbe stato diverso, forse neppure si sarebbe realizzato, perché il personaggio di Camille è entrato da subito anche nelle sue corde, vorrei proprio dire nella sua pelle, e con passione e generosità si è dedicata fin dall'inizio al progetto, sposandolo con entusiasmo. Dicevo che Camille fa un po' da spartiacque all'interno di quella che mi piace chiamare la mia galleria di donne interiori. Emma e Antonia scelgono la morte volontaria per incapacità di vivere e di essere viste per ciò che realmente erano. Rebecca, lo vedremo fra poco, riesce invece a trovare il suo modo di essere vista e ascoltata nel mondo e dal mondo, impara a vivere accanto a se stessa e agli altri, superando, grazie a un talento innato e fortissimo, la sua solitudine, la condizione di estraneità e isolamento cui la vita, nel suo caso la sorte e la natura, l'avevano condannata. Camille Claudel, che aveva trovato faticosamente la propria identità e la propria modalità di espressione nella scultura, per la quale possedeva un talento precocissimo e sublime, qui vedete una delle sue sculture più famose, La Valse e poi L'Âge Mûr, l'età matura, talento che l'aveva portata a diventare allieva del più grande scultore francese dell'8-900, Auguste Rodin, viene a un certo punto messa a tacere, viene fatta diventare invisibile. Dopo una vita passata a cercare di essere vista attraverso le sue sculture, che sono la storia della sua vita, come ha scritto il suo fratello, poeta Paul Claudel, viene deciso che lei debba morire al mondo e anche a se stessa. Il dottor Nano, durante un incontro che abbiamo tenuto insieme su questa grandissima artista, aveva scelto come titolo della sua relazione una frase di Camille che racchiude un po' il senso e la cifra di tutta la sua vita. «C'è sempre qualcosa di assente che mi tormenta», scrive a Rodin nel 1886. Un'assenza che non è tanto da interpretare come reale lontananza dell'amato, Rodin appunto, ma, come scrive anche Sandro Parmigiani, come la sensazione di un'incompletezza, di una totalità perduta, di una mutilazione. Questo qualcosa di assente era l'amore materno, era il sostegno paterno che a un certo punto comincia a mancarle, era l'affetto del fratello Paul Claudel, poeta e diplomatico, che a un certo punto si allontana per viaggiare all'estero, per portare avanti la propria carriera di console. E quel qualcosa di assente è diventato negli anni anche l'appoggio degli amici del mondo dell'arte, che all'inizio la idolatrano e poi la lasciano sempre più sola. Malinconia, tristezza, solitudine, abbandono e distacco affiorano in quasi tutte le sue opere. E tutti questi vuoti, queste perdite, questi abbandoni, reali o fantasmatizzati, riattivano in Camille le dinamiche di un rapporto madre-figlia segnato appunto dall'assenza, dal bisogno assoluto di Camille di essere riconosciuta e amata, soprattutto vista, per ciò che era dalla madre, e dall'incapacità di quest'ultima di accettarla nella sua individualità più profonda. Intorno all'inizio del Novecento Camille sprofonda in uno stato depressivo sempre più grave, caratterizzato da manie di persecuzione. In seguito ad episodi giudicati gravi e sconvenienti dalla famiglia e dai conoscenti, tra cui anche la distruzione delle proprie opere, la madre e il fratello decidono per l'internamento, e all'età di 48 anni Camille cesserà di scolpire e per sempre, perché dall'asilo per alienati mentali di Avignone non uscirà più nonostante le accorate e continue preghiere inviate ai suoi cari. Dal manicomio non produrrà più opere perché lei stessa si rifiuterà di creare in una situazione di tale isolamento e reclusione. La scelta di non scolpire più mi sembra essere il solo modo che le era rimasto per esprimere la propria volontà, che fino alla fine della sua vita rimase comunque lucidissima. La solitudine che prima del ricovero temporaneo, come recita quasi ironicamente la cartella clinica al momento dell'ingresso in ospedale, era comunque vissuta in un certo senso lenita, contenuta nel suo atelier in mezzo alle cose che lei amava, la sua arte, i suoi gatti, ogni tanto una vista degli amici, dei critici d'arte, i colleghi, che forse avrebbero potuto salvarla, dal 1913 si fa assoluta, irreversibile, tremenda, come solo la solitudine provata in un manicomio di inizio Novecento poteva essere. Lei stessa si firma nelle lettere scritte al fratello Paul
tua sorella in esilio. Questa lettera, scritta dal manicomio nel 1917 al suo medico di famiglia, ci dà l'idea di ciò che deve aver vissuto Camille, delle ossessioni persecutorie in cui era sprofondata, anche per l'impossibilità di accettare che fossero stati la madre e il fratello a volere questo esilio. Bisognava trovare un colpevole, e nella sua mente il colpevole divenne fin dall'inizio Rodin. Signor dottore, forse non ricorda più la sua antica cliente e vicina, Mademoiselle Claudel, che fu rapita da casa il 3 marzo 1913 e portata a forza nei manicomi da cui forse non uscirà mai. Sono 5 anni, tra poco 6, che subisco questo tremendo martirio. Inutile descriverle le mie sofferenze. Da parte della mia famiglia non c'è niente da fare, subendo l'influenza di persone malvagie. Mia madre, mio fratello e mia sorella ascoltano solo le calunnie di cui mi hanno coperto. Mi si rimprovera, crimine spaventoso, di aver vissuto da sola, di passare la mia vita con dei gatti, di avere manie di persecuzione. E a causa di queste accuse che sono incarcerata da 5 anni e mezzo come una criminale, privata della libertà, privata del cibo, del fuoco e delle comodità più elementari. Se ritiene possibile venirmi a trovare qualche volta, come mio medico, mi farebbe molto piacere chiacchierare con lei, ma non ci conto particolarmente perché l'istituto è molto lontano e lei è sempre così occupato che dubito possa intraprendere un simile viaggio. Faccia, la prego, tutto quel che potrà per me. Lei mi ha dimostrato molte volte di avere molto buon senso. Io mi fido pienamente di lei. Devo metterla in guardia contro le stoltezze a cui ricorrono per prolungare la mia prigionia. Dicono che mi terranno rinchiusa fino alla fine della guerra. È una bugia. È un mezzo per ingannarmi con false promesse, perché questa guerra non sta per finire. E per allora io stessa sarò finita. Ah, se lei sapesse cosa devo sopportare. La far rabbrividire. Se non potessi più scriverle, lei comunque non mi abbandoni e agisca, se può, il prima possibile. Quel che più mi turba in questa circostanza è l'influenza segreta di estranei che si sono impossessati del mio atelier e che tengono tra le loro grinfie mia mamma, per impedirle di venirmi a trovare. Questa lettera si commenta da sola e mi fermo su Camille, anche se ci sarebbero ancora moltissime cose da dirvi, perché tutto ciò che avrei voglia di raccontarvi su di lei spero lo ascolterete e lo vedrete nel lavoro teatrale di sabato prossimo. E tra l'altro ne approfitto per ringraziare anche l'artista Andrea Pescio, che ha realizzato un dipinto di Camille che è in scena. Certamente la storia di Camille, che si rispecchia nelle sue opere, è emblema di una vita e anche di una morte in totale solitudine e abbandono. E come dicevo, Camille è un po' una figura di mezzo tra Emma Bovary e Antonia Pozzi e la figura di cui parliamo ora. In una sorta di percorso circolare, questo excursus attraverso diverse solitudini si apre con un personaggio di finzione, Emma Bovary, attraversa due donne realmente vissute, Antonia Pozzi e Camille Claudel, vissute tra l'altro nello stesso periodo, e si chiude su un personaggio di finzione, Rebecca, nata dalla penna di Maria Pia Veladiano, scrittrice di Vicenza, che con questo bellissimo romanzo ha vinto il premio Calvino nel 2011. Intreccerò ciò che vi dirò di lei a dei brani del libro che ci aiuteranno anche a riassumerne la storia, per chi non la conoscesse. Rebecca è una bambina e poi un adolescente e una donna che nasce brutta, molto brutta. Il suo nome biblico significa la donna che irretisce gli uomini, e invece è una donna che per colpa della sorte respinge non solo gli uomini, ma chiunque la guardi. L'incipit del libro è folgorante e ci racconta quale sia il corpo in cui Rebecca si trova a vivere, quale sia l'immagine di sé che lo specchio le restituisce, che poi l'immagine di sé che è lo sguardo degli altri a restituirle, a rimandarle.
Una donna brutta. Non ha a disposizione nessun punto di vista superiore da cui poter raccontare la propria storia. Non c'è prospettiva d'insieme, non c'è oggettività. La si racconta dall'angolo in cui la vita ci ha strette, attraverso la fessura che la paura e la vergogna ci lasciano aperta, giusto per respirare, giusto per non morire. Una donna brutta non sa dire i propri desideri, conosce solo quelli che può permettersi. Sinceramente non sa se un vestito rosso carminio attillato con il décolleté bordato di velluto le piacerebbe più di quello blu, classico e del tutto anonimo, che usa di solito quando va a teatro e sceglie sempre l'ultima fila e arriva all'ultimo minuto, appena prima che le luci si spengano, è sempre d'inverno perché il cappello e la sciarpa la nascondono meglio. Non sa nemmeno se le piacerebbe mangiare al ristorante o andare allo stadio o fare il cammino di Santiago de Compostela o nuotare in piscina o al mare. Il possibile di una donna brutta è così ristretto da strizzare il desiderio, perché non si tratta solo di tenere conto della stagione, del tempo, del denaro, come per tutti. Si tratta di esistere sempre in punta di piedi, sul ciglio estremo del mondo. Io sono brutta, proprio brutta. Non sono storpia, per cui non faccio nemmeno pietà. Ho tutti i pezzi al loro posto, però appena più là, o più corti, o più lunghi, o più grandi di quello che ci si aspetta. Non ha senso l'elenco, non rende. Eppure qualche volta, quando voglio farmi male, mi metto davanti allo specchio e passo in rassegna qualcuno di questi pezzi. I capelli neri, ispidi come certe bambole di una volta, la luce camuso, che con l'età si è piegato a virgola, la bocca sottile che pende a sinistra in un ghigno triste ogni volta che tento un sorriso. E poi sento gli odori. Tutti gli odori, come gli animali. Io sono nata così. Bello come un bambino, si dice. E invece no. Sono un'offesa alla specie. E soprattutto al mio genere. Un'offesa al suo genere, così si definisce. Rebecca è stata maltrattata fin dal suo arrivo alla vita dalla natura e dalla sorte. In una famiglia veneta, agiata e apparentemente felice in una grande casa bianca e azzurra, lei nasce in una bruttezza senza rimedio e senza speranza. La madre, chiusa dal giorno del parto in un silenzio impenetrabile, non l'ha mai presa in braccio, non l'ha mai guardata davvero, scegliendo di ritirarsi in un guscio che nessuno sembra in grado di scalfire. Il padre di Rebecca, medico, rispettato e conosciuto, pare incapace di riportare alla vita la giovane moglie o di stabilire un vero legame con la bambina, che per sopravvivere in questo dolore si abitua, come abbiamo sentito, a esistere sempre in punta di piedi, sul ciglio estremo del mondo, usando le parole di Antonia Pozzi, in riva alla vita, o meglio, accanto alla vita. In fondo, fin dall'inizio del libro, Rebecca, e poi man mano che si procede nella storia, ci rendiamo conto che è metafora dell'artista, da sempre condannato proprio in virtù della sua arte a una condizione di isolamento, perché il vero artista fa paura, è considerato qualcosa di diverso dal resto del mondo e nella maggior parte dei casi suscita stupore e paura, risveglia fantasmi, in alcuni genera addirittura odio e disprezzo. Mi vengono in mente le parole di Flaubert riferite a un gruppo di zingari, di bohemien, di artisti di strada, che gli forniscono lo spunto per un paragone appunto con l'artista, con il filosofo, con il poeta. Sono andato in Visibilio 8 giorni fa, davanti a un accampamento di zingari che si erano stabiliti in Juan. È la terza volta che li vedo, e ogni volta con un nuovo piacere. La cosa notevole è che eccitano l'odio dei borghesi, benché siano inoffensivi come agnelli. Mi sono fatto malvolere dalla folla, dando loro qualche soldo. Quell'odio risale a qualcosa di molto profondo e complesso. Lo si trova in tutte le persone per bene.
È l'odio che si porta al beduino, all'eretico, al filosofo, al solitario e al poeta. E c'è della paura lì dentro, io, che sono sempre per le minoranze. Ne sono esasperato e indignato. Quando scriveva queste righe, Flaubert era ormai un uomo maturo, che aveva scoperto la sua vocazione, aveva capito qual era la sua modalità di esistenza nel mondo, ossia quella dell'homme plume, dell'uomo penna, come si definiva, dello scrittore. La bambina Rebecca invece non prova, non può provare indignazione ed esasperazione per i comportamenti di disprezzo e rifiuto delle persone che le vivono accanto. Prova solo vergogna, un oscuro senso di colpa per essere nata così mostruosa. Al di fuori della natura, riferendosi appunto all'artista, Flaubert diceva che l'artista è sempre una mostruosità. E di questa mostruosità parlano le vite di moltissimi artisti, scrittori, poeti, pittori, condannati a una condizione di estrangement, per usare le parole di Sartre, di estraneità, di emarginazione, di solitudine, di sradicamento. Dalla parola étranger, estraneo, ma anche straniero, sconosciuto, miss sconosciuto. Quando tutto ciò che in fondo ogni artista sogna è invece di essere riconosciuto, per ciò che realmente è, per ciò che realmente sa fare, ossia creare. Con parole struggenti e al contempo senza patetismi di sorta, è Rebecca nel testo che ci racconta come si sente dentro il suo corpo brutto, o meglio come tutti i familiari, compresi, la fanno sentire, perché sappiamo bene che la nostra immagine di noi stessi è quella che ci rimandano gli altri, e nei primi anni di vita i nostri contenitori fondamentali, i nostri sguardi, i nostri specchi, ossia quello materno e quello paterno.